Nell'arco dei prossimi minuti voglio parlarvi dei principali minerali densi e pesanti che potreste trovare anche voi nei vostri piatti del cercatore d'oro nel momento in cui cercaste effettivamente il metallo prezioso piuttosto che invece cercando magari delle pietre all'interno dei cetacei. Ed effettivamente è importante riconoscere almeno a grandi linee i minerali con cui avete a che fare. Impariamo a riconoscerli assieme. All'interno di questo gretto alluvionale si tratta di un piccolo rio in Piemonte, il quale però contiene al proprio interno, cioè tra i ciottoli, un ghiaietto molto particolare e soprattutto contiene la maggioranza di minerali che effettivamente potreste venire a contatto nell'arco delle vostre ricerche, chiamate anche prospezioni. Infatti l'oro è un minerale denso e pesante, non lo vedete tendenzialmente ad occhio ed è distribuito all'interno di questo ghiaietto. Tendenzialmente quindi si spostano i ciottoli, si recupera questo ghiaietto all'interno di un cetaceo, si utilizza l'acqua per separare i minerali più leggeri da quelli più densi e l'oro è uno di quelli più densi. Qui dopo l'escavazione si passa alla setacciatura e di conseguenza al lavaggio e solo a quel punto effettivamente tra i minerali più densi e pesanti potreste trovare le vostre paiozze d'oro. Capite però anche voi, soprattutto i quali hanno già provato le loro abilità in questa ricerca, che effettivamente si ha a che fare con molti altri minerali. Innanzitutto bisogna constatare che i ciottoli che trovate all'interno di un gretto del torrente sono parzialmente rappresentativi delle rocce che il fiume erode a monte e trasporta a valle grazie alle piene. Sottolineo parzialmente perché le litologie, cioè le rocce più tenere e fragili, tenderanno nell'arco delle piene a disfarsi, a essere smantellate, erose e anche alterate, e di conseguenza non le troverete tanto più valle che andrete. Inoltre, i ciottoli di grandi dimensioni tenderete a trovarli verso monte e non verso valle. Infatti, via via che il ciottolo rotola nell'arco delle piene, tende a smussare i propri angoli e anche ridursi in dimensione. E questa è una principale caratteristica fondamentale per la ricerca dell'oro. Infatti, si dà il caso che è certo che risalendo un torrente è possibile trovare l'origine del filone primario, ma è anche vero che tanto più ci allontaniamo questo filone, tanto più abbiamo probabilità che quella pagliuzza d'oro, che in origine era un granulo, ha avuto il tempo effettivamente di liberarsi della roccia che la conteneva, proprio a causa di questo fenomeno di erosione. Logicamente, come potete immaginare, vi sono anche altre rocce all'interno del greto. Alcune di queste sono dense e pesanti e soprattutto nel caso in cui le trovaste, tanto a valle rispetto alle montagne, di solito si tratta anche di rocce molto resistenti all'abrasione e all'alterazione. Parliamo di erosione e parliamo di alterazione. Si parla di erosione quando, ad esempio, i ciottoli tendono a collidere tra di loro, sostanzialmente si scontrano nell'arco delle piene, si smussano gli angoli, si riducono in dimensione e via via allontanandosi dalle montagne diventano sostanzialmente sempre più piccole, addirittura arrivare sabbia, limi, argille. Si parla invece di alterazione per quanto riguarda quei minerali come ad esempio i solfuri, i quali non sono altro che dei minerali composti da ferro e zolfo, i quali invece, una volta messi a contatto con l'ambiente naturale che ci circonda, vengono alterati in poco tempo. In buona sostanza diventano da solidi in soluzione e non li trovate più nel fiume. Fortunatamente l'oro non è un minerale facilmente alterabile, di conseguenza tende a conservarsi nell'ambiente naturale, ad esempio all'interno dei sedimenti del fiume. E inoltre l'oro è un minerale molto malleabile. Ecco perché andando verso monte trovate i granuli che tendono ad avere una morfologia di solito che riconduce al deposito primario, cioè al giacimento. Man mano che vi spostate a valle, invece dovete immaginare che questi granuli vengono appiattiti proprio per questa loro caratteristica di malleabilità e diventano delle vere e proprie pagliuzze d'oro. Oltretutto, questo fenomeno di schiacciatura e di conseguenza magari anche di curvature, di schiacciature e via discorrendo, porta anche a un arricchimento percentuale in oro maggiore. In buona sostanza si va invece a alterare l'argento e il rame presente in lega, perché ricordate che le paiozze d'oro, che noi di solito semplicemente andiamo a dire per semplificazione paiozze e pepite d'oro, in realtà sono una lega composta da oro, argento e rame preferenzialmente. Fatta questa dovuta premessa per quanto riguarda le paiozze d'oro, i granuli d'oro, il perché si trovano lungo i fiumi
fiumi italiani, piuttosto che da dove arrivano, come si comportano all'interno dei greti, in buona sostanza loro tende, una volta liberato dalla roccia che lo contiene, a concentrarsi in alcune località, non in altre, ma soprattutto a conservarsi nel greto. Vi sono però, come vi ho detto, anche altre rocce che effettivamente trovate all'interno del greto e ci sono dei minerali. Partiamo però dalla base, l'ABC. Che cos'è una roccia? Un esempio che faccio spesso è una casa formata da tanti mattoncini Lego. Ecco, la casa in questo contesto può essere rappresentativa di una roccia composta da differenti minerali. Ve ne può essere solo uno oppure ve ne possono essere molti. Di conseguenza possono avere dei nomi anche differenti. Però sappiate che di solito per analizzare una roccia e capirne il nome, quindi di conseguenza ricavare alcune informazioni, si va a cercare di comprendere da quali minerali essa è composta. Nei greti dei torrenti però questo non è sempre facile, perché come vi avevo spiegato prima, i ciottoli tendono a essere variamente arrotondati. In buona sostanza non hanno gli spigoli, forza a collidere tra di loro. E di conseguenza i minerali con cui avete a che fare li riconoscerete sostanzialmente per due aspetti, dal colore e dalla loro morfologia apparente. Dico apparente di nuovo perché è quello che sostanzialmente riuscite a comprendere dalla facciata di un ciottolo. Ad esempio in questo caso abbiamo a che fare con un micascisto, una roccia composta in buona parte da un minerale chiamato mica, in questo contesto probabilmente muscovite, e via anche del quarzo, molto caratteristico che tende a essere addirittura fratturato con le mani e soprattutto a sfaldarsi in tanti piani paralleli, in fogliette. Il micascisto non è nient'altro che uno scisto, il quale però è composto da un minerale chiamato mica. Questo per farvi un esempio di come le rocce, di solito al proprio interno, nel loro nome, contengono anche il minerale di cui sono composte per la maggioranza. Tenete però presente, ad esempio, per la quarzite, la quale invece è una roccia composta prevalentemente da quarzo, quindi a volte il nome del minerale dà direttamente il nome anche alla roccia. Mica, scisto, una roccia quindi, in questo caso uno scisto composto da mica, e invece quarzite, sostanzialmente una roccia composta da quarzo. E siamo giunti anche al termine di questo episodio, in cui ho cercato di raccontarvi, di spiegarvi e di rendervi partecipi di alcuni minerali che trovo all'interno dei miei piatti durante le ricerche. Sicuramente l'approccio migliore è quello in cui confrontate quello che avete visto all'interno di questo video, nelle riprese precedenti, con effettivamente il minerale che avete incognito all'interno del piatto. Quindi un'osservazione per comparazione. Vi ho spiegato anche alcuni caratteri salienti per quanto riguarda il riconoscimento. Sappiate comunque che in generale quello che abbiamo a che fare noi cercatori all'interno dei concentrati sono in realtà pochi minerali, quali per esempio magnetite, composta da ferro e ossigeno, granato, il quale invece è un silicato di colore rossiccio. Vi sono comunque anche altri che su base del rio potrebbero essere interessanti, come in questo caso specifico vi ho fatto vedere la grafite, non si trova ovunque. Ad esempio le matitite, di nuovo non si trovano ovunque questo tipo di rocce. In generale quello che avete a che fare è con magnetite nera, la quale tende ad essere magnetica, quindi ad esempio attirabile con un magnete, granati di vari colori, tendenzialmente sul rossiccio arancione, piuttosto che anche piombini, quelli però in realtà sono dei materiali antropici, cioè introdotti dall'uomo. Nel caso io vi consiglio, in cui avete dei dubbi, di mandarmi delle fotografie tramite le mail, ad esempio, oppure attraverso il mio canale Instagram. Ci vediamo in un prossimo episodio, ciao ragazzi! E poi questo video nasce proprio da una richiesta attraverso questo canale di alcuni utenti per quanto riguarda questi materiali. Quindi se avete altri dubbi, domande, perplessità, mi raccomando di scriverle qua sotto e io farò dei video apposta. Ciao!